è arrivato estro il nuovo bar gelateria paninoteca di Marina di Gioiosa Ionica in via Matteotti vicino al turismo. Estro porta la sua ventata di aperitivi alla sera. Estro anche su Facebook, ma soprattutto a Marina di Gioiosa Ionica. Carabà, la vera spaghetteria, è a Marina di Gioiosa Ionica perché, oltre ai primi di gusto tradizionale, Carabà si differenzia con i piatti primavera, alla piastra, contadino e Carabà, naturalmente. Secondo i piatti di carne e di pesce, da abbinare naturalmente con i vini classici, e poi l'altra specialità, la paninoteca da Carabà, che si trova a Marina di Gioiosa Ionica sul vialone ex Calabro Lucana. Possiamo che dirvi benvenuti al Pala Marcellino di Marina di Gioiosa Ionica per un altro speciale di TG Sport che questa volta naturalmente, come avrete forse capito, si concentrerà sul basket. Ma perché? Perché bisogna andare adesso a spulciare tra gli sport, perché è la fine dell'anno, perché bisogna ricordare qualcuno, per tutte queste cose. Perché siamo alla fine di un'annata in cui per Marina di Gioiosa sono tornati a sventolare quei colori importanti, colori cestistici. Noi possiamo ricordare naturalmente anche a livello pratico quelle che sono state le gesta del Marina di Gioiosa al femminile in Serie C nel palazzetto, il famoso tendone di via Fratelli Rosselli. Oggi tutto quanto si sposta invece qui al Pala Marcellino, un campo in parquet, quindi dall'asfalto al parquet, dalle gesta di Manola Costa a quelle invece dei giovani, giovani che promettono di diventare come lei, come Simona Pronestì. Parlo di ragazze che poi hanno avuto comunque un loro successo, addirittura andando come Simona Pronestì fuori da Marina di Gioiosa per palleggiare anche in categorie di un certo rilievo. Poi ci sono stati degli alti e bassi fino a ricominciare tutto quasi un po' da zero, ma lo zoccolo duro è rimasto quello di una società, di tanti appassionati, di tanti amanti del canestro e della palla canestro che hanno voluto continuare al Pala Marcellino, quello che è stato iniziato, pensate, più di 30 anni fa. E allora in questa giornata importante del 2 giugno Marina di Gioiosa si pone fine ad una stagione esaltante, perché la squadra maschile ha aspirato per tutto l'anno alla Serie D, e poi soprattutto perché ci sono ancora degli insegnamenti che quasi quasi serpeggiano, aleggiano, anzi è proprio così, dicono loro, gli insegnamenti di una eccellente istruttrice, Loredana. Ecco perché quello di oggi è un Loredana Day, un giorno dedicato all'istruttrice di Roccella che ci ha lasciati, ma continua ancora nella mente di tutti i suoi amici, continua a risuonare con la sua voce, con il suo entusiasmo, con la sua voglia di fare. Lei preparava davvero questo giorno di fine anno durante tutti quei pomeriggi in cui valeva la pena palleggiare e provare a realizzare un canestro, ma poi fare punti non importava, l'importante è l'educazione che viene ancora data a questi ragazzi in quel modo e in tanti altri modi, quelli storici della polisportiva Marina di Gioiosa. E noi adesso entriamo perché andiamo a vedere tutto quello che hanno riservato per loro, per i più piccoli, per i genitori, ma soprattutto per lei, per Loredana. Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sa.
I love you. Papà l'americano. Soddisfazione, con grande crescita, per ritornare agli albori di un tempo, ma oggi tutto si mette da parte e si ricorda Loredano. Sì, direi proprio che la giornata nasce nell'insegna di Loredano. I ragazzi che noi stasera festeggiamo sono i ragazzi che seguiva Loredano, in pratica, quella fascia d'età, insomma. Ed è un po' con tristezza che noi affrontiamo la serata, perché finisce l'anno, finisce l'attività, però è con grande gioia perché davanti a noi abbiamo tutti questi bambini che sappiamo saranno ancora con noi per i prossimi anni. È un'annata di grande soddisfazione dal punto di vista, diciamo, dei risultati, però noi durante l'anno abbiamo sempre ribadito: il risultato non conta, l'importante è continuare quella grande famiglia dai valori di aggregazione, di cultura umana, sportiva, dei valori soprattutto e della legalità in campo, perché c'è la legalità anche in campo. Cioè, hai già detto tutto tu, quindi non so cosa aggiungere altro a quello che dici tu. Nei fatti il basket, che è uno sport eccezionale, per noi non è altro che lo strumento, il mezzo per effettuare, diciamo, un controllo sociale sui nostri ragazzi, aggiungerci cioè a quella che è la scuola, la famiglia, per instradare i ragazzi e fargli capire che ci sono delle regole da rispettare nella vita come nel basket, e questa è la nostra opera. Quindi i ragazzi, che sono il futuro della nostra società, cerchiamo di prepararli per quello che possiamo fare. Un occhio veloce al futuro, cosa servirebbe magari, o da parte di chi servirebbe un po' d'aiuto? Non vorrei sembrare molto materialista, servirebbero tanti soldini, quei pochi che bastano per portare avanti la nostra attività, e che purtroppo oggi come oggi ci rendiamo conto che è difficile rintracciare. Però noi non demordiamo, ci diamo dentro, fin dove possiamo arrivare arriviamo. E chissà che un giorno non torni una bella categoria come quella famosa Serie C al femminile, che tutti ricordano e che noi amiamo ricordare anche, certo, come esempio. Certo, non solo la C femminile, noi abbiamo avuto anche la C2 maschile, è stato un lampo, un anno, però ci siamo arrivati. Ciò significa che non ci è preclusa nessuna strada, tanta volontà e tanto sacrificio, questi sono gli ingredienti per poi fare di quelle piccole delle grandi soddisfazioni per tutti. Vuoi vedere come scappano tutte? Chi vuole parlare di voi? Una invece rimane, e rimane, diciamo, una d'esperienza che ha visto questa polisportiva crescere, magari inginocchiarsi, però poi ancora rialzarsi. Ha conosciuto Loredana, ha conosciuto tante ex colleghe che hanno fatto grande il nome di questa polisportiva, sono passati più di 30 anni. Sì, è passato parecchio tempo, però sono i ricordi più belli, sono quelli che rimangono. Quelli dello sport, io penso che ci riuniscano tutti, riuniscano grandi, piccoli, e soprattutto spero continuino a dare un valore, nonostante le situazioni di vita, a questi bambini che lei amava tanto, e che ogni anno cercheremo di ricordargliela. La ricordano benissimo, la ricordiamo con tanto affetto, abbiamo fatto tante esperienze insieme, pullman, non pullman, un po' di tutto, sorrisi, pianti, vittorie, sconfitte, però spero che sia una bella, questa sera una bella manifestazione dedicata a lei e a tutti i bimbi.
Oggi per lei ci sono 6 squadre, quindi il territorio e l'extraterritorio per quanto riguarda la Locride. Ci sono partite ufficiali per far concorrere loro fino alla fine ad un ambito premio finale, ma i premi saranno tutti uguali perché l'importante oggi è partecipare e poi soprattutto c'è tanta voglia di stare insieme. Sì, sì, vogliamo far capire ai bambini veramente da Reggio, siamo partiti da Reggio e tutta la costa, che bisogna stare tutti insieme nonostante ci sia rivalità tra loro, perché tutti vogliono vincere. Questa età è bellissimo vedere questo, la voglia che hanno di fare, di dimostrare quello che sanno fare e di vincere sicuramente. E spero si divertano e che, insomma, che vinca il migliore, anche se noi quest'anno come Polisportiva stiamo facendo una bella esperienza con la serie D maschile. Speriamo domani vada tutto benissimo, in bocca al lupo ai ragazzi e alle mie ragazze, che dire, abbiamo fatto un anno un po' sotto, insomma, non molto bello, però ci rifaremo l'anno prossimo sicuramente. Ma sì, c'è un'estate di mercato d'altronde, insomma, sì, è sì, vero? Sì, sicuramente. Buon divertimento. Grazie e viva sempre Loredana, grazie. Un minuto per sapere chi sei, il tempo di un minuto per te. Se inizio con due illustri presidenti vuol dire che la manifestazione è proprio importante per ricordare Loredana, per ribadire i valori di questo sport che forse ancora è l'unico magari capace di creare aggregazione, nucleo, ma soprattutto tanta cultura sportiva e umana. Ma diciamo in particolare per la memoria di Loredana, una persona eccezionale che purtroppo è venuta a mancare l'anno scorso e che nel settore della pallacanestro aveva fatto tanto, aveva operato in termini veramente positivi. Certo, il basket per quanto ci riguarda, logicamente parlo a casa mia, è uno sport coinvolgente, uno sport importante, uno sport che significa non solo divertimento e coinvolgimento ma anche cultura. Presidente, oggi è una giornata in cui naturalmente si chiude il cerchio di un'annata che è stata positiva, possiamo dirlo, il basket sta riacquistando i suoi onori. Complessivamente a livello regionale certamente, per il Gioiosa forse questa è una delle ultime tappe, domani avrà uno spareggio per quanto riguarda l'ammissione alla Serie D con la squadra del presidente Schirripa. Ma a livello regionale ancora ci sono tanti altri appuntamenti importanti, come delle finali, come un torneo del Mediterraneo che faremo a Brancaleone, parteciperemo ad altre manifestazioni, quindi per noi ancora tutto giugno è un mese con appuntamenti di una certa valenza e di una certa importanza che ci impegnano e continueranno a impegnarci. Abbiamo alla fine di giugno, 30 giugno e 1 luglio, Street Ball sul lungomare di Reggio Calabria, una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale. Solo 5 città in tutta Italia hanno avuto questo privilegio. Ci auguriamo logicamente di chiudere l'appuntamento della
di fine stagione con questa manifestazione in termini, per come tutti quanti si spera, brillanti di partecipazione e di coinvolgimento. Grazie al dottor Labozzetta, presidente della federazione. Sappiamo oggi ha fatto salti mortali per essere qui con noi, Enzo Schirripa. E se la Polisportiva Gioiosa Marina ha davvero tirato un sospiro di sollievo in questi anni e è ritornata un po', diciamo, agli onori davvero della cronaca sportiva locale, Leutimo Locri come si difende? Leutimo Locri si difende come può. Le condizioni, particolarmente le condizioni economiche, sono state sempre il nervo scoperto della società. Non avendo Locri né la possibilità di trovare sponsor né altre entrate se non quelle delle famiglie, perché le istituzioni ormai non rispondono più. Però si difende bene. Noi avevamo anche qualche anno fa raggiunto la C2 e adesso siamo, quando ho visto di non potevo sostenere la spesa molto esosa per la C2, chiaramente ho stravolto tutto il sistema organizzativo, cominciato dai ragazzini. Domani sera ci giochiamo il terzo e il quarto posto con dei ragazzini meravigliosi che mi hanno dato grande soddisfazione. Però ecco, non si mette mai in dubbio la sopravvivenza di una società, ciò significa che l'arte cestistica è famiglia ancora? Ancora sì, vedi, l'arte cestistica è quella, il basket è gioia, è poesia in movimento. E io non ho iniziato col basket, io non ho mai fatto attività sportiva nella mia giovinezza, però quando il figlio mi ha portato in questa meravigliosa avventura, mi ha coinvolto così tanto, non lo lascerò più. Grazie, buon divertimento. Katia Romeo, che da Reggio Calabria immagino è venuta a Marina di Gioiosa per fare festa, per ricordare quanto è importante il basket, ma soprattutto il mini basket, per ricordare Loredana. Non potevamo non esserci, Loredana, mi emoziona a parlarne, è un ricordo sempre vivo nella nostra mente e nel nostro cuore. Essere qua oggi per noi è un onore, è un piacere, anche nel dispiacere di non averla più tra noi. Era una collega amabile e molto rispettosa dell'etica sportiva e molto rispettosa soprattutto dei valori che accompagnano questi ragazzi nella crescita. Quindi intendeva al pari nostro lo sport come uno strumento valido per farli crescere serenamente in armonia. E poi aveva un grande senso di appartenenza. Teneva molto alla sua zona, al suo territorio. Apprendeva sempre venendo a fare esperienze da altre parti per poter riportare qua, e si confrontava molto spesso con me, chiedendomi, informandosi. Era veramente un piacere lavorarci insieme. E i valori della Lumaca, la sua società? Allora, la Lumaca è una società che presuntuosamente tiene i gomiti alti nonostante le occasioni che possono essere appetibili di sponsorizzazioni oppure aggregazioni occasionali, e noi non vogliamo vincere nello sport, vogliamo vincere nella vita. Abbiamo forte l'idea che la vita è la cosa prioritaria alla quale bisogna dare il giusto valore. In questo momento soprattutto cerchiamo di trasferire quest'idea nei ragazzi. È una società che lavora a 360 gradi unitamente alle famiglie, e vogliamo che ciascun ragazzo abbia la sua risposta nello sport e che vinca in questo senso. Non sdegniamo le vittorie sportive che arrivano, abbiamo avuto parecchie soddisfazioni nel corso di questi anni, abbiamo dei ragazzi in nazionale, proprio in questo momento uno dei nostri ragazzi sta disputando la finale nazionale Under 19, però con la pallacanestro Biella e quindi con una società di A1, e quindi cerchiamo di, nella nostra semplicità e umiltà, di andare avanti così. Il suo basket, quello di qualche anno fa e quello di oggi, un guadagno, una perdita? Adesso il basket purtroppo riceve i cambiamenti giusti, che al pari con la società è chiaro che non è più come una volta,
le cose dal punto di vista del gioco. Il gioco si è molto più velocizzato, dalla tecnica pura si è passati anche a un atletismo diverso, e da questo punto di vista il cambiamento sostanziale è stato in questo. E per, diciamo, la negatività che è acquisita, è una burocrazia ancora maggiore, molte categorie, molte fasce di età, molte sfumature nei regolamenti, cose che purtroppo complicano un po' la vita delle piccole società, quelle che non hanno una struttura dirigenziale molto raffinata e che magari ancora per forza di cose si badano sul fai da te, un po' come la Lumaca, che ha un quintetto base che è la famiglia praticamente. Ecco, in questo senso. Forse però continua oggi a distinguersi come specialità sportiva, perché non è stata mai speculativa, a livello economico non ha mai cercato di aggrapparsi a chissà quali cifre. Dobbiamo fare un distinguo comunque tra gli alti livelli e il livello di base. No, in realtà noi ancora di più al sud, a livello di attività di base e di livello di propaganda, risentiamo ancora meno degli altri di questo momento di crisi economica. Siamo sempre stati abituati ad arrangiarci. Io scherzosamente dico che siamo una SPP, che vuol dire in dialetto Suli, poveri e pacci, per cui tiriamo le maniche e andiamo avanti con grande entusiasmo. Portare i ragazzi, e poi la saluto, a fare un'esperienza come quella di oggi è prettamente e soprattutto umana, poi il lato aggregativo naturalmente è il confronto. Soprattutto è un'esperienza umana. Prima di arrivare qua, tra le altre cose, io sono una appassionata del territorio, ho allungato il passo per fare vedere ad alcuni ragazzini che erano in macchina con me anche Roccella. Gli ho spiegato che c'è il Festival Jazz, qualcuno non sapeva cosa fosse il jazz, ahimè, però ecco, sfruttiamo queste occasioni appunto per fare anche cultura, cultura intesa in senso più ampio. Complimenti. Grazie. Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti è ceramica, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. Hotel Sabbia d'Oro. Professionalità ed esperienza nel settore da 35 anni al servizio del cliente. La rinnovata struttura sita sul lungomare Cristoforo Colombo a Marina di Gioiosa Ionica consta di 3 ampie sale per ogni tipo di cerimonia. Per gli sposi la possibilità di personalizzare il proprio matrimonio. Hotel Sabbia d'Oro, lungomare Cristoforo Colombo, lato nord, Marina di Gioiosa Ionica, Reggio Calabria. I'm here without you, baby. When you're still every time we touch, I get this
allora piano piano entriamo nel vivo di questa giornata importante. Neanche a dirlo, si chiude un altro anno suo qui, perché ormai lei è di casa. Sì, sono 11 anni che vivo qui a Gioiosa, che alleno, e devo essere sincero, sto più super bene. Sono adottato, un gioiosano, non so come si dice quelli Marina di Gioiosa, ma sono contento di essere qui e spero ancora di continuare questa bellissima esperienza, perché per me ogni anno che rimango e sembra che sia sempre il primo anno, è un entusiasmo che tengo nel cuore e francamente non voglio andare via, però sai, ci sarà quando sarà il momento che andrò via. Con le lacrime al cuore, ma verrà quel giorno, spero il più tardi possibile. Allora, con il coach possiamo fare argomenti ben diversi, possiamo affrontare, perché è, oltre che coach della prima squadra che quest'anno ha fatto una grande annata, è supervisore del settore giovanile. Sì, sono supervisore del settore giovanile, diciamo che io curo moltissimo sia il settore giovanile, però diciamo che il vero lavoro che si svolge nel settore giovanile sono i tecnici, di cui forse voi conoscete penso perfettamente, che Giuseppe Catalano, e Nino Epifania, Cosimo, che noi chiamiamo Nino, e poi Luciana Piedimonte. Essere sincero, sono tre tecnici veramente che mettono tantissimo entusiasmo a questi ragazzi, a questa società, e devo essere sincero, quest'anno, come rispetto agli altri anni, anche se gli altri anni sono stati veramente positivi, quest'anno siamo proprio veramente alle stelle, siamo contentissimi di tutto ciò che è avvenuto, tutto ciò che i risultati che abbiamo raggiunto. E qui lo dobbiamo dire, è stato fatto davvero un puzzle nel tempo, perché come le cose più belle, come succede un po' in tutti gli ambiti, ci sono alti e bassi, e la Polisportiva Marina di Gioiosa l'ha avuto un momento di basso, quindi pian piano adesso ha ricostruito tutto quello che è la sua ricchezza, i ragazzi. Sì, tu lo sai meglio di me che ogni società, come dicevi tu, hai accennato, c'è un alto e basso, ma non perché c'è un alto e basso di negatività, c'è un ricambio generazionale, quindi è normale che arrivino dei giocatori, poi ognuno, poi sai meglio di me che sono dei giocatori non né professionisti né semiprofessionisti, basati solamente sull'entusiasmo che tengono nel cuore, e quindi noi cerchiamo di trasmettere questo entusiasmo anno per anno. È normale che i ragazzi che stanno dietro e scalpitano e vanno avanti. Quest'anno, devo essere sincero, guarda, siamo veramente contenti per il 95, 96, 97, anche il 94, hanno dato veramente tante soddisfazioni, e adesso aspettiamo i 98 e i 99. Adesso aspettiamo soprattutto di poter coronare con altri sogni, però alla base di questa annata 2011-2012 il coach lo ha detto, non ci sono i risultati, l'aggregazione e il progresso che abbiamo fatto a livello societario, se poi vengono anche quelli va bene. Infatti sì, è vero, è verissimo, se vengono anche quelli è vero, siamo contenti, però è tutta una programmazione che la società è da tre anni a questa parte, che loro hanno programmato, e deve essere sincero, quest'anno è stato l'apice, mi auguro che questo apice continua, perché lo sai meglio di me, ci sono tanti sport che scalpitano, anche come devo dirti il calcio, la pallavolo, che camminano correlati con la pallacanestro, che tutti pensano che sia uno sport secondario, minore, ma invece è prioritario, come lo è il calcio, come la pallavolo. Certo, riuscire come un tempo, e parlo dei tempi del palazzetto di via Fratelli Rosselli, che riguarda un po' la mia generazione, riuscire come un tempo a riempire questo palazzetto è una grande soddisfazione. Ci siamo già riusciti in questi playoff, veramente ti posso dire che ci siamo riusciti in determinate partite, dove ci sono state le partite di cartello della prima squadra, mi riferisco, torno un attimo indietro, con la prima squadra, dove veramente si è trasmesso questo entusiasmo dei ragazzi che, essere sincero, non pensavamo di entrare nei playoff. Ci siamo entrati perché ci credevamo. Aspettiamo un attimo. Noi a cui siamo, perché d'altronde abbiamo già fatto i conti con questo, siamo per entrare nel vivo della festa. Sì, oggi è un giorno diverso rispetto alla pallacanestro, oggi è un evento, è un memoriale per Loredana, tu lo sai perché lo hai annunciato in questi giorni, lo hai decantato, è un memoriale che per Loredana, che devo dire che è accanto a noi. Loredana non ci manca, ogni giorno insieme a noi, e veramente lo portiamo nel cuore, è come se fosse qui accanto a noi. Tutto quello che tu vedrai oggi è che lo stesso che l'ha organizzato
Loredana, perché mentre ti parlo mi vengono i brividi. Mi dispiace solamente che lei non c'è, ma lei ci sta guardando da lassù e ti posso garantire che è contenta, perché ci sarà veramente una bella manifestazione. Abbiamo invitato anche delle squadre dove ci sono dei dirigenti, degli allenatori, dove lei voleva bene ed era un bene reciproco, e quindi ti posso garantire che hanno fatto a gara a partecipare. Però purtroppo, sai, le feste durano un determinato orario, quindi tutti non potevamo accontentarli, però ti posso garantire quelle che sono venute e che ci hanno chiesto di partecipare sono venute con un animo e un entusiasmo guarda mai visto, e ti posso garantire oggi che questo memoriale che l'abbiamo abbinato alla nostra festa di società, dove Loredana ci teneva ogni anno e ci metteva tanta passione. Lei si organizzava già a settembre, quando iniziava l'anno sportivo, lei già lavorava per questo giorno, e ti posso dire che anche noi abbiamo fatto lo stesso come l'ha voluto lei in tutti gli anni passati. Ed essere sincero, spero oggi che tutti quanti rimarranno contenti per quello che vedranno, e che veramente le lacrime non gocciano dal cuore, che lei non è qua con noi, ma è lo stesso che ci sta guardando. Sicuramente chi è qui, chi ci segue da casa, avrà modo di emozionarsi. I brividi sono venuti ad entrambi. Questo significa che oggi questo palazzetto è contemporaneamente uno scrigno di emozioni e di sorprese. Sì, verissimo. Oggi sì, oggi sarà veramente una sorpresa continua. A parte, io dico una cosa, che gli interpreti principali, i protagonisti di questo memoriale e di questa festa, oltre Loredana, come mi scusa se io mi ripeto ancora, sono i ragazzi, dove lei ha cresciuto, ha portato avanti, la maggior parte li ha cresciuti lei quando erano bambini, e loro sono i partecipi, gli artefici di questa festa, e sono convinto che vedrai molta allegria, ma non allegria perché sono bambini, allegria perché Loredana voleva questo, voleva l'allegria in questa festa, dove lei c'è sempre, ci teneva e ci tiene ancora. Non a caso non è festa di fine anno, ma è un Loredana Day, quindi noi continuiamo a divertirci. Amore, il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che... Se fosse per sempre, mi stupirei. Se fosse per sempre, ne giurirei. Perché quando mi rubi, professore amato, quanto basket è passato da Marina di Gioiosa Ionica, ma soprattutto quanti ragazzini sono cresciuti sotto quelle urla, che però hanno lasciato tanto, e non solo di insegnamento cestistico. Sì, sono passati tanti anni. Lo dimostra il fatto che appena sono entrato nel palazzetto tu hai annunciato la mia entrata trionfale, e un sacco di ragazzette che prima erano veramente le bambinelle, ora mamme di famiglia, sono corse ad abbracciarmi e a mostrarmi i loro figli. Infatti ho aspettato un'ora e un quarto per potermi avvicinare perché era tempestato. È stato un momento veramente bello per me, perché era da anni che, una volta abbandonato il mondo del basket, non partecipavo a nessuna manifestazione, proprio perché era troppo pesante per me il distacco che si era creato col mondo giovanile. Sono qua stasera perché mi sento devo onorare la memoria della cara collega, se non c'è più, Loredana. È con grande piacere che questa sera sono qua, altrimenti non sarei venuto. Il basket oggi può ancora dare quella forza davvero viva, ma soprattutto in ordine all'aggregazione, che forse si sta perdendo in tanti sport. Sì, hai ragione. Non perché sono stato un precursore del mondo del basket,
qua soprattutto nella nostra zona ionica, ma io reputo il basket uno degli sport più importanti per la crescita sociale dei ragazzi, dei giovani, perché è un gioco di squadra che purtroppo sembra duro, ma che in effetti dà tante di quelle regole per la vita che poi saranno applicate man mano che un ragazzo cresce. Io veramente mi sento in colpa per aver abbandonato il basket quando ancora potevo darne tanto, però sono orgoglioso di aver fatto soprattutto a Gioiosa Marina quello che ho fatto, e tu me ne puoi essere testimone, perché veramente ho dato tanto tanto a voi ragazzetti, soprattutto a voi femminucce, ho dato tanto per farvi crescere bene. Grazie. E pian piano siamo giunti alla prima finale, c'è Patrizio Gerace, il coach del Gioiosa Ionica, una manifestazione che serve, ma la competizione noi l'abbiamo messa da parte da tempo, perché in realtà... Sì, sì. Infatti queste manifestazioni non esiste la competizione, più l'essere insieme, questi ragazzini devono imparare a stare insieme, giocare, divertirsi, e poi è una manifestazione che ha un motivo ben preciso, quindi l'importanza pure per ricordare Loredana, che è sempre, già diciamo, per ricordare questa ragazza scomparsa. Una bellissima manifestazione, perfino, una bellissima manifestazione. Ce ne vorrebbero di queste qua per incrementare anche per fare reclutamento, perché questa, esatto, è la vera pubblicità poi, esatto, della pallacanestro. Esatto. Vedere tutti questi ragazzini, questo pubblico eccezionale, è un buon come dire, sponsor, un buon per questo sport, insomma. Che tipo di basket vive Gioiosa Ionica, che forse non ha parlato molto di basket nella sua storia sportiva? No, come società è nata nel fine 2010, quindi è il primo anno che facciamo campionati a livello di mini basket. E devo dire che ha avuto una buona partenza. Abbiamo più di 60 ragazzini iscritti fino al 2011-12 anni, dai piccolini fino a 11-12 anni. Quindi come inizio diciamo che sta cominciando, diciamo, a inserirsi come un nuovo sport nell'ambito del territorio di Gioiosa Ionica. E chissà che non nasca un campione anche da lì. Speriamo, cioè, ma non è importante questo, comunque non è importante il campione, è importante che questi ragazzi giochino, che abbiano alternative pure di sport, perché più alternative hanno, più hanno possibilità di scelta, di una passione, cioè per loro più che altro. E se oggi sono qui e hanno ascoltato almeno una delle tante parole dette in favore di Loredana, si ricorderanno che è esistita una grande donna in questo sport che ha saputo fare dell'insegnamento un grande mezzo di comunicazione. Certamente, poi io me la ricordo, cioè, da ragazzini quando giocavamo a Roccella, cioè giocavamo lei nella squadra femminile e nella squadra maschile. E poi una cosa che mi preme sottolineare, gli ultimi anni, pur nella malattia, sempre una ragazza sempre solare, sorridente, in qualunque occasione. Quindi questo è già il ricordo più bello che poteva lasciare anche. Cioè. E grazie di questa testimonianza. Grazie a lei. E non poteva mancare la testimonianza di coach Sgarlato alla fine di un'annata che è sempre avvincente per il Siderno, perché il Siderno mangia, come si suol dire, basket da tempo. Sì, diciamo che a Siderno si respira aria di basket da più di 60 anni ed è una gioia vedere che abbiamo sempre nuove proposte, nuovi talenti da far vedere, e oggi è la dimostrazione che è pieno di bambini, il futuro della nostra zona è tutto qua, sperando che rimanga sempre il sorriso che è indimenticabile. E soprattutto indimenticabile il sorriso di Loredana. Quello è difficile da dimenticare, io... Ho iniziato la mia carriera insieme a lei, abbiamo fatto tutto il percorso insieme, una persona eccezionale che purtroppo non è più con noi fisicamente, ma nel nostro cuore ci sarà sempre. E soprattutto portare avanti questo sport per la nostra zona significa tanto, perché significa non abbandonare una delle origini sportive, che è quella cestistica, e rimanere attaccata alle radici, diciamo, che è una delle nostre qualità. Sono di parte adesso in quello che dico, però lo sport più bello della pallacanestro non c'è, e poi è decisamente più corretto, non ci sono esasperazioni, i ragazzi vengono solo per giocare, per divertirsi, per stare insieme, non hanno ambizione di diventare chissà chi, e questo secondo me è la cosa più bella, il vero sport sano, pulito, onesto. Grazie.
Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Solo lei. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. Hotel Sabbia d'Oro. Professionalità ed esperienza nel settore da 35 anni al servizio del cliente. La rinnovata struttura sita sul lungomare Cristoforo Colombo a Marina di Gioiosa Ionica consta di 3 ampie sale per ogni tipo di cerimonia. Per gli sposi la possibilità di personalizzare il proprio matrimonio. Mi sai comprendere. Hotel Sabbia d'Oro, lungomare Cristoforo Colombo, lato nord, Marina di Gioiosa Ionica, Reggio Calabria. Manifestazione così vale la pena sprecare, ma non è un verbo adatto, lo dico così quanto per farmi un attimino adesso controbattere, sprecare del tempo in inverno dietro ai bambini. Non c'è tempo più prezioso e più bello. Io anche quando insegnavo ho scelto sempre di stare nelle scuole medie, evitare i ragazzi più grandi perché con i bambini si lavora meglio. È una giornata bellissima di festa, di vero sport. Io devo ringraziare la società di Marina Gioiosa che come sempre si è adoperata alla riuscita di questa bellissima manifestazione. Devo complimentarmi ancora una volta con tutto lo staff, col presidente Basile, con i suoi collaboratori, con Mimmo Calvi e tutti quanti hanno tutti quelli che hanno collaborato a questa bellissima riuscita di questa manifestazione. Devo approfittare ancora una volta per salutare questi bambini, soprattutto quelli che è la forza che ci fa andare avanti ancora per poter veramente essere orgogliosi dello sport. Sono questi ragazzi, questi bambini soprattutto, che nei tempi che corrono, nei tempi d'oggi, ci fanno veramente pensare cos'è lo sport. Mi riferisco alle calci scommesse, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i veri, genuini, quindi non si spreca tempo. È un tempo veramente preziosissimo, bellissimo, e sono soddisfatto della presenza di questa manifestazione. Veramente grazie alla società Marina Gioiosa che mi ha dato l'opportunità di assistere a questa bellissima manifestazione. Thank you.
to think about where I was and where I'm at today. I'm getting everything I asked for. Flying the world, filling up my passport. I'm in the zone, my team is strong. My time is short, but my money long. I'm getting everything I asked for. In the club, always keep my glass full. Money in the bank, my car brand new. Yeah, I got everything I want but you. Hey-oh. I'ma get you one day. Hey-oh. I'ma get you one day. House on the hill, Hollywood view. Got everything I want but you. One day. I see the pretty babies at the pool, but all I can think about is you. Money in the bank, my car brand new. I got everything I want but you. I'ma get you one day. Girl, you gon' be so in love with me. Every day we're gonna play. What's your fantasy? Every night I think of you in every way. Soprattutto salute, e alla salute dobbiamo stare attenti ed essere sempre puntuali con le visite mediche, con le strutture, naturalmente tutte quelle, quegli aggeggi che possono sembrare inutili ma che devono stare all'interno di ogni struttura sportiva. La medicina dello sport vi attende, prenotatevi per tempo, c'è tutto il tempo davvero di un'estate per fare le visite medico-sportive.
è arrivato Estro, il nuovo bar gelateria paninoteca di Marina di Gioiosa Ionica in via Matteotti vicino al turismo. Estro porta la sua ventata di aperitivi alla sera. Estro anche su Facebook, ma soprattutto a Marina di Gioiosa Ionica. Carabà, la vera spaghetteria, è a Marina di Gioiosa Ionica perché, oltre ai primi di gusto tradizionale, Carabà si differenzia con i piatti primavera, alla piastra, contadino e Carabà, naturalmente. Secondo i piatti di carne e di pesce, da abbinare naturalmente con i vini classici, e poi l'altra specialità, la paninoteca da Carabà, che si trova a Marina di Gioiosa Ionica sul vialone ex Calabro Lucana.